Benvenuti regà, qua è Savix che vi parla. Allora ragazzi, oggi vi porto un metodo per fare 1.800.000 all'infinito ragazzi. Avete presente il Caio Perico? Oggi facciamo il caso Bogdan. Vi porterò il metodo per come farlo easy, senza sbattimenti ragazzi. Veramente, veramente facile. È il colpo più facile che si possa fare fatto in questa maniera ragazzi. E quindi ci permetterà di quittarlo e fare come Caio Perico 1.800.000 ogni 10 minuti circa ragazzi. Il secondo, a differenza del Caio, non dovrà fare assolutamente niente, dovrà star fermo, mentre uno dei due dovrà andare giù e ammazzare quei quattro tipi che stanno dentro. Quindi adesso vi faccio vedere il tutto. Allora, tanto per iniziare, ragazzi, dobbiamo andare dentro la base e prepararci il caso Bogdan, che è il secondo atto. Dopodiché, una volta alla lavagna, diventiamo presidenti di quello che preferite e andiamo a schiacciare poi freccia a destra per avviare l'attività, ragazzi. Ma prima, sigla! Se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Quindi, raga, a questo punto, una volta che andremo a startare il caso Bogdan, mi raccomando, è fondamentale, dobbiamo andare a mettere la difficoltà al massimo, ragazzi, in modalità difficile, se no non ci pagherà una ciolla. Quindi a questo punto andiamo a mettere modalità difficile, ragazzi. Facciamo entrare un nostro amico all'interno che farà con noi il colpo. Dopodiché lo avviate, ragazzi. In questa schermata, come con Caio Perico, dobbiamo andare a dare tutta la percentuale all'amico a cui stiamo facendo il colpo. Perché ragazzi, vi ricordo che verrà pagato solo l'amico. Quindi per fare le cose correttamente, ragazzi, bisogna scambiarselo come con Caio Perico. A questo punto, una volta che il vostro amico alla percentuale ha messo pronto, avviate l'attività. Scegliete l'outfit e il mezzo con cui volete iniziare, ragazzi. Dopodiché spawnerete in lobby con il veicolo. Allora ragazzi, ascoltatemi bene qua. La prima volta che farete il colpo dovrete farvi il tragitto base operativa meta per forza. Ma dalla seconda volta in poi, una volta che il colpo l'avete fatto e sbloccato gli obiettivi eccetera eccetera, vi darà la possibilità di schiacciare a freccetta destra o sinistra, ora non ricordo, e vi farà skippare direttamente il tragitto. Quindi sarete alla meta direttamente. Questa cosa è comodissima. Ora noi non l'abbiamo potuto fare, regà, per il semplice motivo che Vale non aveva mai fatto il Bogdan, non aveva ancora tocchignato la base operativa. Una volta arrivati al punto, regà, vi devo svelare un trucchetto per fare spawnare sicuramente le moto d'acqua che ci serviranno. Quindi aprite tutte e due, ragazzi, sia Vale che io lo facciamo perché non ce l'avevamo. Comunque sia, andate sul sito delle moto ad acqua, regà, vi faccio vedere. Aprite il telefono, andate sul sito e andate a comprare la moto ad acqua. In questa maniera poi Fili, tramite la Pegaso, la dovrà richiedere e almeno ci spawnerà sicuro e il caso Bogdan, ragazzi, diventa una scemata davvero. Ora vi faccio vedere. Quindi a questo punto, una volta comprata, Fili la richiamerà e andiamo in questo punto della mappa. Lui ovviamente prenderà, ragazzi, l'Avenger e io con la Stromberg vi faccio vedere dove deve andare ad atterrare, ragazzi, perché normalmente il caso Bogdan si fa che chi sta dentro l'Avenger deve buttare giù i Buzzard. Noi non lo facciamo così, ragazzi, lo faremo diversamente. Noi andremo al largo col secondo personaggio, cioè l'amico, e sarà fermo lì, non farà assolutamente nulla. Quindi una volta arrivati in questo punto e l'amico ha parcheggiato l'Avenger sulla punta di questa penisola, ragazzi, e ha chiamato le moto d'acqua dalla Pegasus, ci saranno spawnate in questo punto come vedete. Adesso lui dovrà prendere la moto d'acqua, regà, e seguirci fino alla meta gialla. Lui a quel punto, regà, dovrà fermarsi dove a noi ci vedrà despawnare, perché ci partirà il video, l'animazione del caso Bogdan.
A questo punto, ragazzi, vi lascio il pezzo di clip dove sono andato ad ammazzare tutti quanti per poi riuscire. Non ve lo velocizzo perché se siete nuovi, non conoscete il colpo, almeno vedete dove spawnano i tizi e magari vi può essere utile. Quindi, ragazzi, se volete potete skippare direttamente una volta che siamo fuori, più avanti, oppure vi guardate il video. A tra poco. Eccoci qua, ragazzi. Se siete arrivati fino a qua, vuol dire che avete fatto il colpo. Il colpo non è difficile, come avete visto, è anche corto. L'unico difetto è questo video che ci sarà adesso, che è un po' più lungo. Ma ragazzi, pensate che questo è un colpo facile che vi permette di fare 1.800.000. Caio Perico magari vi fa fare qualcosina di più, ma è veramente più rognoso di questo. Quindi ve la chillate, regà. Il secondo non fa assolutamente niente, perché Vale, Fili, sta ancora lì in mezzo al mare sulla barchetta a non fare un cazzo, mentre io mi sto sussando il colpo e il video, e si cuccherà 1.800.000. Quindi a questo punto, una volta che è finito il video, regà, gli dite al vostro amico di venirvi incontro con la moto d'acqua. E una volta che vi verrà a prendere, non vi resta altro che andare all'Avenger, regà, e dirigervi verso l'hangar. Non c'è niente di più facile. Proveranno a spararvi quei quattro Buzzard, ma non vi calcoleranno proprio, ragazzi. È veramente easy. Adesso vi velocizzo la clip fino alla fine, regà. Dopodiché vi farò vedere precisamente il punto di quit, qual è, dove dovrete chiudere il gioco.
Ora ragazzi, state attenti qua. Una volta che siete arrivati dall'hangar, vi entrate belli calmi calmi, e quando avete messo l'Avenger al centro, appoggiate le ruote per terra, aprite il menu Xbox o PS, e una volta che avete aperto il menu contate 10 secondi da quando avete aperto il menu, ragazzi, e a quel punto chiudete il gioco. Ragazzi, fondamentale, non andate oltre, perché se lo chiudete troppo tardi dovrete fare poi il secondo atto, terzo atto, rifare il primo, diventa una menata, ok? Quindi a questo punto, una volta che avete chiuso il gioco, raga, non vi resta altro che riavviare GTA. E raga, quando riavvieremo il gioco, andiamo dentro la base operativa, avremo ancora il caso Bogdan pronto da rifare, ragazzi. L'unica cosa che vi consiglio, raccomandatevi dalle opzioni, ragazzi, dal menu di pausa. Per oggi è tutto e sbada bam! Al prossimo video, raga, buona visione!